sempre. Siamo con Natale Simonetta, Festival delle Passioni, e ora ci racconterà il suo ice wine. Provenienza, produzione e chi più ne ha più ne metta. Lo dico così, intanto lo dico ai ragazzi che così certo, sono anche certo loro. Certo, adesso li riprendiamo anche loro. Allora, ice wine. L'ice wine praticamente è vino da uve, ottenute da uve ghiacciate. Cosa succede? Succede che a differenza di un passito, dove l'uva perde liquido per appassimento, per disidratazione, quindi cambia la sua componente aromatica, in questo caso qua si cerca di avere fino al mese di dicembre l'uva il più fresca possibile. Quindi l'uva deve cercare, si deve creare un sistema, una sorta di vigneto siepe, con le proprie foglie protegga il più possibile il frutto, viene di non farli prendere mai sole diretto e di portarlo fino al mese di novembre, diciamo dal caldo estivo, luglio, agosto, settembre, ottobre, portarlo fino a novembre senza avere questo gran calore che farebbe creare l'appassimento, quindi l'evoluzione della sua componente aromatica. Perché? Perché se poi noi abbiamo un vino così fresco, un'uva così fresca, otterremo poi un vino molto fresco. Il trucco dov'è? È in questo, è nell'aspettare le gelate notturne, con le gelate notturne quella parte acquosa ancora contenuta all'interno dell'acino si trasforma in piccoli cristalli di ghiaccio che congelando creano una pressione che spingono tutti gli zuccheri all'interno dell'acino e la sfera avrà poi come un velo di ghiaccio, saranno tutte capsuline di ghiaccio che vengono raccolte tra le 3 e le 6 del mattino, temperatura meno 7, meno 8, meno 9, si portano in azienda, c'è una piccola pressa fuori nella cantina, nel cortile, e tutto congelato viene pressato in modo che si rompono queste capsule e fuori esce questa essenza, questo nettare, che poi viene lasciato un mese e mezzo, due mesi a decantare naturalmente, poi viene spostato in botti di legno e fermenta per 2-3 anni in botti di legno. Dopodiché va in bottiglia e insomma viene un vino dolce molto piacevole con una componente aromatica molto molto fresca, un'acidità molto alta, sicuramente un vino molto dolce, spettacolare da abbinare a formaggi piccanti, formaggi arborinati e penso più golosi al foie gras.